ragazzi, benvenuti a un nuovo video di State of Decay. Siamo qui con il nostro simpatico amico Marcus, che appunto dobbiamo andare a fare una nuova missione che consisterà nell'aiutare il fratello di Lily a cercare un nuovo rifugio per espandere il nostro che già abbiamo adesso in Should pratica. we? No. Sì, vai. Happily Andiamo a no. cercare una nuova casa. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. Non ho ben capito di preciso se ci togliamo proprio del tutto da qui, oppure abbiamo tipo due rifugi, diciamo, per mettere i sopravvissuti che salvo e non so dove far andare, magari, ad esempio, no? Posso parlargli? No. Devo semplicemente portarmelo appresso. Il problema è che ho praticamente la macchina è distrutta. Però vabbè. Ne andrò a cercare un'altra, possibilmente. Questa è praticamente morta. E non si può neanche guidare perché ogni volta che giro impazzisce praticamente. Andiamo a vedere il rifugio che ha detto lui, già che ci siamo. Tra l'altro è anche discretamente veloce. Più che veloce, diciamo, è il rumore che la fa sembrare più veloce il rumore che fa quando la guidi. So, what was that with you and Lily? It's a long story. Not much on the radio to fill the time. Good point. My mom died when I was 13. Lily was 9. I'm sorry. Yeah. Anyway, not long after that was when Lily was Boom! diagnosed. And our dad, he's kind of a wreck. I had to pick up a lot of that slack. Jacob, I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. I didn't handle it well. And as soon as I turned 18, I told my dad that I was moving to Danforth and I was going to college. Go on. Oh, man, he blew up. We had a huge fight, didn't talk for years after that. I finally got back in touch with him just a couple of months ago, actually. And this is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's gonna forgive me yet. Che storia toccante, veramente. Oh, merda, no! No! Rigirati dritta! Sì! Yeah! Meno male. Ok, proteggimi, tizio, mentre arrivano gli zombie. Conto su di te, mi raccomando, eh. Tanto arriveranno qui circa domani mattina per la velocità con cui stanno venendo. Zaino grande, beh, tutta roba che prendo tranquillamente. Heads up ahead. Comunque, dici, l'avevo tipo notati più o meno, sai. Oh, là c'è un'altra cosa da perquisire però, quindi direi che li faccio fuori al volo. Questo gioco è molto dispersivo, a essere onesti, perché ero partito per fare la missione, poi mi sono ritrovato qui. Ok, fammi finire da perquisire qui un attimo. Heads up, we got zombie activity 3 o'clock. Che palle, dai! Non sei capace a farli fuori! Oh Ok, man, if grazie. you weren't here, we would have been fucked royally. Sì, come no? Ok, dai. Finisci di perquisire tutto, cioè che ci siamo, anche se ci siamo trovati qui. Sembra un peccato non vedere se c'è qualcosa di utile. Sapete com'è? Scatola di snack, dammi qui, I'm loaded grazie. up. See you back at base. We'll be ready. Caffè. Bengala, no grazie, non ci faccio una mazza. Ci abbiamo anche del cibo, se non altro. Che altro c'è? Un altro zaino grande. Un macete, questo è buono, grazie. No, un altro zaino non mi serve, magari. Ne ho già un altro, non ho raccolto. Li utilizzerò per equipaggiare tutti i miei sopravvissuti, diciamo, con zaini grandi, in modo che così possano portare più oggetti. Che partono con lo zaino piccolo, che non è molto molto utile perché non ci si può portare una mazza dentro praticamente. Ok. La cosa bella è che sulla mappa non me lo indica l'obiettivo dove devo andare, ma io continuo a seguire la freccia. Chissà dove mi porterà. Probabilmente mi porterà in luoghi dove non voglio andare. Molto probabilmente. Però non mi porti a cappottare la macchina. Sarebbe stato meglio seguire la strada, poco ma sicuro, ma così forse taglio un po', chissà.
Però con tutti i guai che sto passando, probabilmente sarebbe stato meglio non tagliare. Che diavolo? Ah, c'è una roccia lì dietro, non l'avevo vista. Ups. Upsi. Ok, giriamo di qua. Certo che questo posto è piuttosto lontano, a essere onesti. Quanto diavolo dista? Bene. Vai. Sughiamo Jacob Well, what do you think? di Twilight. Check this place out. It's got a big yard, a privacy wall that we could fortify pretty easily, and check out that tree fort. We could turn that into a watchtower easy. You seem pretty excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Well then, let's take a look inside. Ora la tua amica è diventata uno zombie, quindi ci puoi vivere tu. Jesus. Can't see. Help me. Ok. È trasformato. What the ok, hell was addio. That? Beast me. Bees me. That didn't look like any disease I've ever seen. You? Nah. È diventato uno zombie, ciccio. Go, huh? Ce la dobbiamo andare? Seriously? Ok. Bene, c'è anche la macchina del becchino lì. In caso voglia essere, diciamo, a tema con l'apocalisse zombie, posso entrare in quella. Okay, questo sembra un posto molto figo. Cos'è? Tipo una base. No, sembra tipo un magazzino. Well, we got one option at least. There might be more out there if you look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, tree fort. Ah sì, anche malattia che ti trasforma in uno zombie, però anche. Quindi la mia macchina non stava qui una volta. Ok, mi hanno fatto sparire la macchina. Ottimo, che culo. Aiuta il dottor Enzo, non vedo che si venga troppo tardi, ok. Andiamo a aiutare il dottore. Ma posso entrare qui dentro? No, non posso neanche entrarci qui dentro. Ottimo. Quindi direi che me ne vado, tolgo il disturbo. I need a breather. Su, entra. Perché qui non ho più nessun'altra missione da fare, giusto? No, me ne sono andato tipo 8.000 miliardi di chilometri di distanza, ma c'è più niente da fare qui. Che palle con ste orde. Ok, stiamo arrivando. Qua c'è una stradina che credo mi conduca alla mia casa attuale. E mentre venivo qui mi ha anche chiamato Lily. Mi ha detto di fare scorta di medicine, perché c'è questa nuova malattia che abbiamo appena visto prima. Oh, c'è un tizio da salvare. Hey, you got a little oil. Quindi, ora. Ok. Bene. Devo salvarlo sto tizio oppure vuoi venire con me? Dottor Hanson. Not them things had my number for sure this time. What are you doing up here? Paying my respects. È il nostro amico questo, ok. I'm sorry. It was a long time ago. At least it spared her from seeing all this. Hell, she'd probably handle it better than I do. She always was the smart one in the relationship. Now lately, I find myself coming out here more and more regular. Talking to her sets my mind at ease. Didn't figure on them things following me this time. Anyways, appreciate the help. You find your people in need of a doctor, you give me a call. I'm picking something ok. Perché la mia macchina sta laggiù? Non ne ho idea. Ok. Qui posso saltare anche il muro. Ottimo. Ok. I think I'm ready to head home now. Benone. Catch you later. Eccoci qua. Is it true? Is he like? I'm afraid so. It felt like hell, but there wasn't no recovery.
from his wounds. Oh. Was it, I mean, did he suffer? He was unconscious for most of it. He only woke up a couple of times. He mentioned you. Hmm. At the end. Ah, il tizio biondo con cui stava l'altra volta, ok. Jack! Mi dispiace. Damn it, man, where are you? You might want to go check it out. Bene, mangia questo. A che punto siamo messi con il nostro amico qui? È stanco? No. Bene. Quindi posso portare qualcuno con me adesso, volendo. Forse. Chissà. Che altre missioni abbiamo a disposizione? Oh my god! Sconosciuto. Aiuto a trovare il rapporto. Il professore scomparso. Infestazione di zombie. Svuotiamoli. Credo che prenderò Ed. Dato che è un po' che non andiamo più in giro con Ed. Come ai vecchi tempi. Hey, those new hands are gonna go a long way. And I gotta admit, knowing that we're not the only ones that made it, feels pretty good. Perché mi dai il cambio per un po'? Oh yeah! Siamo Ed. Perfetto. E mi porto dietro il mio amichetto, tra l'altro. What's up? Vieni con me, guardami le spalle. Andiamo, Marcus. Come ai vecchi tempi, come all'inizio del gioco. Yeah. L'abbiamo fatta di strada da allora. Beh, non proprio, ma un po' ne abbiamo fatto di strada. Gamba di tavolo, piede di porco. Posso prendere il fucilozzo. Benone, quella sarà l'arma di Ed da adesso in poi. 7,62, sì. Dammi questi. Ok. Ma portiamone 30 tanto. No, 28 posso portarne di quelli, ok. Perché questi non sono 7,62, 5,56, calibro 45, calibro 22, 9 mm, ok. Diciamo che siamo messi decentemente. Servirebbe giusto qualcosa per curarmi, possibilmente. Ok. Dammi anche una molotov. Un paio di molotov. Perfetto. Andiamo! Ottimo. Vai, sali. Sali, amico mio! Ok, andiamo infestazione di zombie, svuotiamoli, andiamo a fare prima l'infestazione e poi... Più che altro servirebbe qualcosa per curarmi, perché... c'è una macchina parcheggiata proprio lì. Credo la prenderò. Anche se fa schifo questa, ma fa niente. Damn fool's probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. Oops. Che diavolo? Mi è scomparso il segnalino dalla mappa. Perché non c'è più lì, non c'è più niente. Ok. Come vuoi. Ora mi dici di andare di qua. C'è uno zombie lì che sta arrivando. What the fuck? Ah, questo è quello poliziotto che non muore, ok. Infatti mi chiedevo come mai non morisse. Ok, l'ho creato il diversivo, può abbassare? Rilodda. Quindi cerca segni di attività superstite. Vieni qua. What the? Perfect. Allora andiamo nel prossimo segnalino. Sta qui. Sali. Andiamo. Vai Ed, è un sogno che diventa realtà, utilizzare Ed. Non lo vedo. Ok, andiamo. Quindi cerchiamo segni di attività. Abbiamo il mio amico che mi protegge, spero almeno. Certo che Ed ha veramente poca salute, devo dire. Si vede che è stato male.
Evolver Diplomat. Canna corta, potente e affidabile. It's good, buono. Right? I mean, it doesn't suck. Sì, buono, buono. Dammi lo zaino, equipaggialo subito. Questo distruggilo che non lo voglio. E prendi questo e questo. Questo mangialo subito direttamente. Perfetto. Qui che c'è di bello? Ciao amico. Adios amico. Vai. No, non parlare con lui. No, non parlare con Marcus. Lutta qui. Ok. Ed, sei un idiota. Anche quando lo usi ti fa sbagliare apposta perché usi Ed. Gli altri personaggi non fanno queste cose, lui le fa. Ok. Fucile da cecchino. Sarebbe fucile da caccia, ma spara di 7,62, buono. Dammi qui. Perfetto. Abbiamo praticamente preso tutto quello che potevamo prendere. Torniamo alla macchina. C'è gente intorno alla mia macchina. Oh merda! Vieni qui amico, vieni qui amico. Oh yeah. Sono arrivati tipo 2000 tutti insieme, non me l'aspettavo. Un attacco di massa. Però questo gioco è fatto così, ci sono momenti di tranquillità e momenti che te ne arrivano addosso tipo 80 tutti insieme e non riesci a difenderti, maledizione. Ok. Andiamocene. Dove? Cerca segni di attività ancora, ok, andiamo. Marcus, sali. Sali, Marcus. Grazie. Aveva pure di salire in macchina per qualche motivo. Oh merda, li sto prendendo tutti i labbri, anche quelli piccoli. Proprio tutti quelli che normalmente non prenderesti con questa macchina, proprio la macchina che gira da sola e ci si schianta. Decide autonomamente proprio. Bene. Ditemi che c'è una strada qui, per favore. No, non c'è una mazza. Ok, era questa la casa che dovevo perquisire. Oh, qui c'è una macchina un po' più decente a quanto sembra. Ok, direi che conviene scendere, altrimenti esplodiamo. Ciao amici! Barrico la porta. C'è la finestra. C'è Marcus che non sa cosa fare, che faccio, entro o rimango fuori. Poi se entro senza invito sembra maleducato e cose simili. Lo stanno riempendo di calci, questo zombie lo stanno pestando, però non muore. Ok, ottimo. Parecchiamo la casa nel mentre che penso che debbano raccogliere i loro oggetti. Abbiamo lo zaino grande equipaggiato, sì. Bene. Con chi devo parlare? Oh, qui c'è uno zombie con metà cranio esploso. Credo sia morto, così. Tendo, diciamo, a tirarla lì. Per indovinare. Butta via sto coso. Dammi munizioni per il fucile, vai. Calibro 22. Un po' di 9 mm anche non è che mi farebbero schifo. Però con questo casino in sottofondo. Più di qui. Volete unirvi a me? Che è? Con chi devo parlare? Con la tizia? Comanda lei sicuramente. Ti aiuterò con le barricate. Non riusciamo a tenere fuori le bastate. Ti aiuterò con le barricate. Ok. Let's get some barricades up on these windows. Bene. Here we go. Better keep moving. We got zombies behind us. Quindi vi devo aiutare a barricare la casa praticamente. Cosa sta facendo Marcus? Non ne ho idea. Se ne va per i fatti suoi in giro. Se ne va per i fatti suoi in giro, Marcus. Ok. Oh! E tu che ci fai qui?
puoi morire, per favore. Ok. C'è il nostro amico Marcus che va a farsi uccidere. Ora mi farà uccidere anche a me, giustamente. Mori, grazie mille. Perché Marcus sta lì ad affrontare gli zombie da solo come un idiota? Forse perché è un idiota, chissà. Però non si faccia uccidere il bastardo, perché altrimenti va. Però gli lancio una bella molotov lì in mezzo. Due molotov, tutte e due le molotov che avevo praticamente. Perché ti fai uccidere, idiota schifoso? Vieni con me, non stare lì da solo. Carica Ed che gli spariamo un paio di colpi in faccia, bastardo. Ricarica Ed, ricarica. Riesco a colpirlo in testa. Oh merda. Ribarrica, chiudi. Odio questi ciccioni, bastardi. Sì, ho capito. Barrica, idiota, non stare lì a guardare lo zombie. Don't give up now. Ok. Barrica. Un attimo. Oh, ciao amica. Come va? Sto a posto? Addio. Armi da fuoco livello 2, buono. Chiudi qui. Devo portarmi un po' più molotov, lo sapevo. Devo andare in giro sempre con le molotov, perché farli fuori con le armi normali ciccioni è un casino. Non lo colpisco per qualche motivo. Oh, ora sì, ora che sta lì, sì. Ricarica Ed, per favore, in giornata. Merda. Chiudi qui, grazie. Beccati questo. Non riesco a spararli da questa finestra, maledizione. Ok, è morto? No. Dai su Ed. Stai fermo. Oh yeah. Alleluia. Benone. Ricarica. Oh my god. Dammi le munizioni, va. Some of our neighbors are in trouble. Probably won't make it without our help. We got it from here. Bene, torniamo a casetta. Comunque ragazzi, qui finisce questo video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!